E sabato 26 maggio 2012 sono due giorni che mi gira in testa un'intervista che Luciana Sica ha fatto a Stefano Bolognini, presidente dell'IPA, Associazione Internazionale degli Psicoanalisti. In questi giorni si tiene alla Sapienza a Roma il 16° congresso della Società Psicoanalitica Italiana. Intervistato, Bolognini dice: una volta il fuori si rifletteva moltissimo sul dentro, mentre oggi ci illudiamo di poter adeguare l'ordine esterno ai nostri desideri onnipotenti. In questo clima psichico, che definirei di individualismo asociale, gli altri, così poco tollerati eppure decisivi per la nostra vita, determinano un sentimento di disconferma e di frustrazione, con una inevitabile tendenza depressiva. E un altro punto, prima sin dall'inizio è stato proprio Freud a tenere in gran conto la realtà collettiva. Pensi a Il disagio della civiltà, a quell'analisi del prezzo che si pagava in termini di repressione degli istinti a favore della convivenza sociale. Ecco, il titolo di questo grande saggio di Freud, Il disagio della civiltà, mi fa venire in mente quanto poco oggi gli intellettuali, gli scienziati tengono conto proprio della civiltà. Il concetto di civiltà nella considerazione critica della crisi non salta mai fuori. Si parla di crisi, tutti parlano di crisi, crisi economica, morale, sociale, intellettuale, scientifica, politica, tutti i generi di crisi, e a quasi nessuno viene in mente che quando la crisi si manifesta in tutti questi campi, è una crisi di civiltà. Ma il concetto di civiltà non è considerato. Brodel, lo storico, decenni fa studiò il concetto di civiltà e lo pose alla base dei suoi libri. Un suo allievo, Huntington, ha parlato di scontro di civiltà, occidentale contro la civiltà orientale, ma che la questione delle crisi debba essere posta in termini di crisi di civiltà, nessuno, quasi nessuno degli intellettuali più noti lo pensa, lo studia e lo approfondisce. Anche questo presidente dell'Associazione degli Psicoanalisti cita il testo di Freud, Disagio della civiltà. Dice che Freud considera
l'elemento collettivo e non solo l'elemento individuale, e non gli viene in mente di storicizzare la questione. La stessa psicoanalisi è nata, non a caso, proprio nel momento in cui comincia a manifestarsi questa crisi di civiltà, agli inizi del Novecento, perché questa scoperta, costruzione, prima di Freud e poi di altri, con variazioni, del conscio e dell'inconscio, di questa doppia struttura psichica, viene solitamente considerata come una scoperta assoluta, che non ha nessun rapporto con la società del tempo nella quale è nata. Invece questa scissione, questa doppiezza, si è realizzata nella realtà e si è realizzata nella conoscenza, appunto, quando l'io si scinde, quando la personalità faticosamente costruita in secoli di lavoro intellettuale e morale e etico e pratico, quando questo io si è costituito e si è sviluppato, e poi a un certo punto questo io, per una serie di ragioni, si scompone, si divide, si spezza. Ma questo è un fatto storico, che succede storicamente. Invece la psicanalisi tende a agire fuori dalla storia. Scopre che il complesso di Edipo vale per tutti, dall'inizio e fino alla fine. Una visione quindi tendenzialmente astorica. Questo concetto di crisi di civiltà è presente invece negli studi di un autore che io continuo a studiare da 40 anni e che pone invece sempre la questione in termini storici. L'uomo attivo di massa opera praticamente. L'uomo attivo di massa. Già c'è una qualificazione storica, di massa. L'uomo attivo di massa opera praticamente, ma non ha una chiara coscienza teorica di questo suo operare, che pure è un conoscere il mondo in quanto lo trasforma. La sua coscienza teorica, anzi, può essere storicamente in contrasto col suo operare. Si può quasi dire che egli ha due coscienze teoriche, o una coscienza contraddittoria, una implicita nel suo operare e che realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione pratica della realtà, e una superficialmente esplicita o verbale che ha ereditato dal passato e ha accolto senza critica. Ecco, Gramsci si è posto agli inizi del Novecento il problema in termini storici, considerando la crisi, e si è posto la questione in termini epocali, considerandola una crisi di civiltà. E invece gli analisti della psiche, della società, i sociologi, gli antropologi, gli statistici, i demografi, gli storici, non considerano questo tema. Immaginano
che questa sia una civiltà fuori dal tempo, è nata in Europa tra il 400 e il 500 e andrà avanti all'infinito. Non considerano la possibilità concreta che si è esaurito quell'insieme pratico e teorico di comportamenti e pensieri, di attività e immaginazioni che è tipico della civiltà moderna. E quindi quando analizzano i disastri individuali o collettivi intorno a loro, lo fanno con una visione astorica, come se l'uomo fosse sempre stato così e così sarà sempre, e in questo sono confortati dalla grande generalità degli artisti. Guardate, i cineasti rappresentano l'epoca del passato, del Medioevo, dell'antichità greca, di altri mondi precolombiani, ma gli uomini, gli esseri umani che agiscono nelle storie dei film e dei telefilm pensano, mangiano, amano e ridono come i nostri vicini di casa. Una visione assolutamente fuori della storia. Ma sono gli intellettuali che pensano così, ad essere fuori della storia.